Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, buongiorno. Il libro di oggi è L'ingenuità della rete, il lato oscuro della libertà di Internet, di Eugenij Morozov, codice edizioni. Aspetti in linea. L'autore è un ricercatore bielorusso ed il libro è un manuale per usare correttamente e con lucidità i social media. Come è accaduto nel 2009 nelle manifestazioni in Iran e poi in Cina ed Egitto, il grande protagonista delle proteste, prima ancora che lo scontento dei cittadini, sembra essere stato il web. I social media favoriscono spazi di democrazia? Morozov, in antitesi al cyberottimismo dilagante, spiega come governi, tutt'altro che democratici, usino le piattaforme digitali, piegandole ai loro fini, come in Russia e in Cina, dove gli spazi di intrattenimento online vengono studiati apposta per spostare l'attenzione dei giovani dall'impegno e dalla partecipazione civile. La dottrina Google. Nel giugno 2009, migliaia di giovani iraniani, smartphone in mano e, per i più tecnologicamente avanzati, auricolari Bluetooth nelle orecchie, si sono riversati nelle soffocanti strade di Teheran per protestare contro quella che ritenevano essere stata un'elezione illegittima. La tensione è cresciuta e alcuni manifestanti, offesa inaudita, hanno chiesto le dimissioni dell'Ayatollah Khomeini. Molti iraniani hanno pensato invece che le elezioni fossero regolari ed erano pronti a difendere, se necessario, il presidente. Ciao e al prossimo consiglio di Segna il libro.